Lo specifico noi abbiamo ritenuto utile e lo abbiamo dimostrato anche scientificamente il fatto che la fiducia è uno degli elementi che va misurato nello specifico insieme al tema della crescita delle profittabilità per misurare la competitività delle aziende. Questo indicatore che noi definiamo Competitive Agility Index è proprio un indicatore che correla il livello di competitività delle aziende anche con l'elemento della fiducia. Cosa emerge da questa ricerca? Ci sono dei dati, ci sono dei numeri che ci può... Sì, in estrema sintesi quello che emerge è che la fiducia è, diciamo, ha un notevole impatto, ha una grandissima elasticità verso il basso rispetto alle performance dell'azienda. E quello che abbiamo rilevato su qualche migliaio di aziende in giro per il mondo, su tutti i settori di impresa, è che almeno una su due aziende, il 54% nello specifico, ha avuto un problema di fiducia nei 10 quarter che abbiamo analizzato, e questo ha creato un impatto che in modo conservativo abbiamo valutato per revenue mancati di circa 180 miliardi. Nello specifico quindi quello che emerge da questa ricerca è che al giorno d'oggi, per il contesto in cui le aziende si trovano ad operare, l'elemento della fiducia va considerato come un asset che deve essere gestito in modo strutturale all'interno delle strategie aziendali. Aziende italiane e aziende internazionali, come ci posizioniamo rispetto al resto del mondo? Sostanzialmente c'è una discreta omogeneità tra tutti i settori di impresa e tutti i paesi. Quello che emerge nello specifico sull'Italia è che la media mondiale è del 54%, quello delle aziende che hanno riscontrato un problema di fiducia. In Italia è addirittura più alta, è di poco superiore al 60%, però per il resto, diciamo, la correlazione tra performance e fiducia è molto simile.